Sono Federico Petrucci, insegno storia della filosofia antica qui a Torino, al Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione, ed è stato un grandissimo piacere aderire alla Notte Europea dei Ricercatori. La ragione per cui abbiamo voluto così tanto aderire è che è un modo per far capire che anche nella filosofia antica si può fare ricerca, e nel senso più profondo del termine, cioè trovare delle domande fondamentali anche negli anni 2000. Generalmente si pensa che gli antichi abbiano dato delle risposte o delle versioni ormai obsolete. Nel corso della serata noi leggeremo dei testi antichi da Platone o anche dall'imperatore Marco Aurelio, che era un filosofo stoico, e cercheremo di raccogliere le domande che questi testi ci pongono sulla democrazia, sulla propaganda, sulla politica, sulla società, sul modo in cui si può essere esseri umani migliori, perseguendo quella che è la virtù dell'essere umano, la conoscenza o l'intelligenza. E in questo modo vogliamo sviluppare un dibattito interattivo e capire quanto questi autori siano attuali. Lo sono per questa ragione, lo sono storicamente, perché, come vedremo grazie al collega Matteo Di Giovanni, c'è un'eredità degli antichi in Occidente, ma anche nella cultura islamica. E proprio alla metà della serata, tra le 20 e le 21, avremo un dibattito sul fatto che gli antichi hanno dato vita anche a quella tradizione che sembra così lontana, ma in realtà è estremamente vicina, come vicini del resto sono gli antichi. Vi aspettiamo quindi a partire dalle 18:30 nel cortile del Museo Egizio, stand 27, Filosofia Antica a Torino.